tutti i consiglieri comunali per il contributo che hanno dato al lavoro che stiamo portando a casa. Io credo che oggi è un giorno molto importante per la città. Io questo lo voglio sottolineare, perché questo è un successo di Napoli, non è un successo di Gaetano Manfredi, per Paolo Baretta, della Giunta, è un successo della città, perché noi abbiamo combattuto giorno per giorno, e per Paolo lo sa, anche notte, per ottenere questo risultato e per salvare la città da un disastro. Perché io non voglio, perché io ammetto nella politica qualsiasi ragionamento e qualsiasi posizione, però non possiamo non fare una professione di verità. Napoli era in dissesto, il piano di rientro non era stato approvato, la Corte dei Conti stava aspettando il momento per dichiarare il dissesto della città. Questo è un dato di fatto incontrovertibile che sta in tutti i documenti che esistono. Il dissesto che cosa significa? Che i creditori non venivano pagati, perché questo adesso noi stiamo discutendo l'80%, il 100%, che io condivido, e noi abbiamo fatto anche su questo una negoziazione che abbiamo ottenuto, i progetti, non i progetti. Se andavamo in dissesto, i creditori non erano pagati, le partecipate venivano liquidate, perché questo è il dato di fatto, quello dobbiamo andare a spiegare ai lavoratori delle partecipate, il patrimonio veniva venduto, svenduto così come è stato svenduto in questi anni, perché in questi anni noi abbiamo svenduto pezzi di patrimonio senza fare nessuna negoziazione, perché stavamo con l'acqua alla gola. Questo è il dato storico, poi ognuno può dire quello che vuole, però questo è il dato storico. Questo intervento straordinario è stato un intervento molto faticoso, questo, anche questo lo devo dire, perché noi dobbiamo fare una professione di verità, perché il Comune di Napoli aveva perso ogni credibilità nei confronti degli organi centrali, perché ha preso una marea di impegni in questi 10 anni mai rispettati. Noi abbiamo anche un testimone, ringrazio Pierpaolo che all'epoca era sottosegretario e sa bene quali impegni ha preso il Comune di Napoli in sede politica e in sede ministeriale, che poi non ha rispettato. E siamo da quel grande, insomma, uomo di istituzione, che Pierpaolo questo fatto non l'ha mai detto. Vuol dire, io mi sono vergognato quando ho dovuto negoziare a Roma questo accordo, che tutti mi rinfacciavano che Napoli è una città che non mantiene gli impegni, perché il dato di fatto questo è, che noi in questi anni gli impegni non li abbiamo mantenuti. Noi parliamo del fatto che i nostri tassi di interesse sono molto alti, è vero, ma noi abbiamo preso un fondo di anticipazione e liquidità di 1 miliardo, la città che ha preso un fondo di anticipazione più grande d'Italia, che era un fondo di anticipazione e liquidità mai restituito. I fondi di anticipazione hanno tassi alti perché vengono restituiti a breve termine, noi non lo abbiamo restituito in 8 anni il fondo di anticipazione e liquidità. Quindi il dato da cui siamo partiti è questo, e non lo possiamo dimenticare, altrimenti sembra che noi abbiamo vissuto in un'altra epoca, che uno ha partecipato all'amministrazione a sua insaputa. Questa è la verità, questa è la situazione in cui ci trovavamo. Io non voglio fare discussioni su chi è la responsabilità, e non l'ho mai fatto, però non possiamo non fare una professione di verità, perché questo è il dato di fatto da cui partiamo. Chiaro che si apre un'altra pagina, che è una pagina che ci deve richiamare alla responsabilità. Non è che noi abbiamo risolto i problemi di Napoli con la firma di questo accordo, questo è meglio che ce lo diciamo. Sicuramente abbiamo evitato il dissesto, abbiamo una possibilità di poter riavviare un processo di investimento, perché anche questo voglio sottolineare. L'impegno è 1 miliardo e quasi 300 milioni a fondo perduto. Il quarto nostro non è che noi lo dobbiamo restituire allo Stato, è il nostro contributo al ripianamento del debito, del nostro debito. E tutto quello che va oltre questo quarto sono risorse su cui noi non abbiamo un vincolo di ripianamento, ma possiamo utilizzare per gli investimenti, per la spesa corrente, per rilanciare le politiche sociali, le politiche culturali, per poter fare investimenti sulla manutenzione, sulle case popolari, di cui noi abbiamo estremamente bisogno. Quindi tutto quello che noi ricaveremo dalla valorizzazione, da una maggiore valorizzazione del nostro patrimonio, da un lavoro che bisogna fare ovviamente sulla discussione, che è fondamentale,
tutto quello che noi ricaveremo sono tutte risorse che noi possiamo investire su questa città, e noi sappiamo quanto questa città ha bisogno di investimenti dopo anni in cui nei capitoli della manutenzione stava scritto zero. E che è chiaro che poi abbiamo le buche per le strade, le case popolari dove scorre dal tetto, dove abbiamo il verde non curato, perché non c'era una lira, non si spendeva una lira, quindi come si fa a fare la manutenzione senza soldi? Quindi l'inizio di questa stagione è un inizio di cambiamento che richiede anche una grandissima responsabilità. Il tema delle partecipate è un tema molto importante. Io su questo ci tengo, perché io ritengo, perché è un tema politico molto importante, anche il consigliere Simeone ha fatto una giusta riflessione. La due diligence che noi dobbiamo fare è una due diligence del bilancio, di tipo economico, perché chiaramente anche a Roma non si fidano dei bilanci, che dice può darsi che ci stanno nascosti nei bilanci dei debiti che noi non conosciamo. E questo mi sembra legittimo, riguarda anche la nostra responsabilità come amministratori pubblici di sapere che i bilanci siano assolutamente autentici. Ma il vantaggio, tra le tante cose che è all'interno di questo, diciamo, dal mio punto di vista, di quest'atto politico che noi abbiamo fortemente voluto, di cui abbiamo discusso moltissimo col Presidente Draghi, col Ministro Franco, è che non c'è una condizione di riduzione dell'investimento sulle partecipate. Non sta scritto da nessuna parte noi dobbiamo spendere meno soldi. Sta scritto noi dobbiamo efficientare, che significa tot soldi, tot servizi, tot investimenti, questa qualità. Questo significa che noi possiamo continuare teoricamente a spendere le risorse che spendiamo oggi, ma lo dobbiamo fare a fronte di servizi più efficienti. Quindi le cose che ci sono qua dentro sono cose molto importanti, perché non è un piano lacrime e sangue, tagliamo, è un piano che rappresenta un piano di investimento sulla città. E oggi parte la nostra responsabilità, la responsabilità della Giunta Comunale, l'amministrazione, la responsabilità del Consiglio Comunale, di fare in modo che questo intervento sia un intervento che sia strutturale realmente, che apra una nuova stagione di investimenti sulla nostra città, che faccia migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Io non credo che negli ultimi anni la qualità della vita dei nostri cittadini sia migliorata, i dati questi sono. Credo che oggi noi possiamo fare qualcosa di più, e se questo l'abbiamo ottenuto è stato sicuramente grazie al lavoro che noi abbiamo fatto, ma anche grazie alla compattezza del Consiglio Comunale. Questo lo voglio sottolineare, perché questo è un dato politico. Uno dei dubbi che è emerso nelle nostre lunghe discussioni era la nostra non capacità di essere coesi, e questo va ovviamente alle forze di maggioranza e alle forze di opposizione, diciamo di minoranza, io non parlo di forze di opposizione, che hanno contribuito a questo progetto. Il successo di questo progetto, del progetto del rilancio della città, deriva anche dal successo della coesione di questo Consiglio Comunale, perché davanti a un tema così importante come evitare il disastro economico di Napoli c'è stata una coesione che è stata percepita a Roma, che si è verificata anche nel sostegno delle forze politiche che hanno sostenuto il provvedimento a livello legislativo, ma anche in quest'Aula con un dibattito che è stato sempre un dibattito costruttivo, ovviamente partendo dalle differenze di sensibilità e dalle differenti posizioni, è stato sempre un dibattito di tipo costruttivo. Quindi io concludo rapidamente questa mia breve replica con una considerazione. Noi nelle prossime ore, non sappiamo, firmeremo questo accordo dove non sta scritto, non ci sta nessuna clausola segreta, nessun elenco di cose che dobbiamo vendere. Gli elenchi delle cose che dovevamo vendere stavano nei bilanci degli ultimi 10 anni, che poi non sono state mai vendute, comprese cose che non potevano neanche essere vendute. Quindi diciamo il tempo delle favole è finito. Noi adesso dobbiamo avere il tempo e la stagione della serietà amministrativa, di un governo trasparente, di un governo che guarda all'interesse dei cittadini. Non si può governare costruendo il nostro futuro sull'incremento del debito, perché questo significa vendere un disastro ai nostri concittadini. Esiste poi una tematica politica a cui io non mi sottraggo, rispetto alla quale io ho già aperto un confronto a livello nazionale insieme ai miei colleghi delle altre grandi città d'Italia, che è il tema dei trasferimenti alle
ai comuni, del problema dei grandi comuni capoluogo di città metropolitane che ovviamente hanno degli oneri sulla gestione dei servizi che sono di gran lunga superiori rispetto al numero di abitanti che hanno. Tutto un tema anche di perequazione rispetto ai livelli essenziali dei servizi che riguarda essenzialmente il mezzogiorno. Questo è un tema politico estremamente importante e che noi affronteremo e su cui ci faremo rispettare, ma è indubbio che adesso noi ci sediamo ai tavoli della trattativa non col cappello in mano, cioè come una città che ha bisogno di una norma straordinaria perché deve avere 20 milioni, 50 milioni o 100 milioni, ma come una città che si è assunta la responsabilità, ovviamente con il sostegno del governo, di poter procedere a un piano di risanamento reale, credibile e che noi rispetteremo, perché anche la prudenza con cui abbiamo messo una serie di valori all'interno di questo piano è legato a un tema di credibilità. Noi preferiamo dire che faremo meno di quello che nei fatti poi faremo rispetto a anni in cui abbiamo detto che faremo tanto e poi non abbiamo fatto niente. Quindi questo è un cambiamento anche nel modo di rapportarsi con quelle che sono le istituzioni nazionali. Qua non ci sta nessun commissariamento, nessuna troica, nessuna cosa di fantascienza. Noi semplicemente dobbiamo ben amministrare la nostra città, senza chiacchiere e facendo i fatti. E io devo dire che il dibattito che c'è stato in quest'Aula e il contributo che tutti i consiglieri comunali hanno dato al dibattito testimoniano che noi siamo perfettamente in grado di poter fare questo. Noi siamo una città importante, la terza città d'Italia, con una classe dirigente che è in grado di ben governarsi. Non abbiamo bisogno di favole, di proclami, di rivolte, noi abbiamo semplicemente bisogno di buona amministrazione e questa città è in grado di esprimere una classe dirigente e noi lo dimostreremo insieme, perché questa vittoria è la vittoria di tutti, di riuscire ad avere finalmente Napoli che si muove a testa alta in questa città, nella regione, in Italia. L'Italia ha bisogno di noi e noi saremo all'altezza di questa sfida e lo faremo lavorando insieme, raccogliendo tutti quelli che sono i punti di vista, tutte quelle che sono le opinioni. Da come eravamo partiti a come siamo arrivati nella negoziazione del patto ci sono state tante differenze e il dibattito che abbiamo noi fatto, il contributo che è venuto dal Consiglio Comunale, dalle commissioni, è stato per noi una leva di forza, perché quando abbiamo discusso vi ho detto questo non si può fare, il Consiglio non lo vuole, questo si può spostare qua, si può fare lì, perché è chiaro, è una negoziazione politica ai massimi livelli dello Stato, ma noi l'abbiamo fatto sentendo il Consiglio Comunale alle spalle. E oggi questo Consiglio dimostra di essere alle spalle dell'amministrazione del sindaco, al di là di quelle che sono le singole posizioni politiche, per avere finalmente un momento di ripartenza della città di cui tutti noi abbiamo bisogno. Io di questo vi ringrazio. Allora, grazie.